Il pezzo di Lido Atlantico in assoluto è di Pavarotti, cioè di Pavarotti, è un classico, è di Puccini, direi, ed è Nessun Dorma, cantato da Pavarotti, perché questo è il pezzo ufficiale di Lido Atlantico. Titolare di questo splendido Lido, il Lido Atlantic a Roseto, Giuseppe Prosperi. Facciamo questa cena spettacolo con DJ di Milano Marittima che vengono giù a fare questo spettacolo. Siamo uno dei primi stabilimenti qui nella zona a fare questo tipo di lavoro e vediamo che la nostra clientela è molto soddisfatta del lavoro, del prodotto che gli offriamo. Noi abbiamo clientela dai 20 anni fino ai 70, sono qui che si divertono come anche i settantenni, come i ragazzini. E sia il DJ che il vocalist sono due ragazzi splendidi e bravi. Il 21 luglio abbiamo la cena partenopea, cena spettacolo partenopea. Ve la do io Capri, l'abbiamo intitolata, e con i ragazzi che si chiamano una band di Qui si suona, si chiama. Bene, allora io vorrei sottolineare Lido Atlantic non solo per la sera ma anche per il giorno, perché è veramente uno stabilimento eclettico, che è versatile, che rappresenta tantissime cose, tantissime opportunità. Quindi questa sera cena spagnola, io a questo punto veramente non vedo l'ora di cominciare. La domenica aperitivo, il sabato si cena, ogni volta un tema diverso, non ci si annoia mai. Non ci siamo, ci si diverte sempre. Buon divertimento anche a voi. Mi raccomando, mettetevi comodi perché si comincia a girare con la serata spagnola. Olé! Dai migliori club d'Italia, Andrea e Maurizio, questa sera sono qui a Lido Atlantic. Beh, cominciamo a parlare del Lido Atlantic, perché è una situazione alquanto nuova per l'Abruzzo. Devo dire di sì. Beh, per noi ormai è una conoscenza, una cara conoscenza. Abbiamo iniziato l'estate scorsa a frequentare questo bellissimo locale, questa bellissima location sul mare. Beh, è molto bella per l'Abruzzo, è molto importante, devo dire, un punto di riferimento ormai. Quest'anno abbiamo già fatto una cena spettacolo qui e anche si è confermato comunque il grande attaccamento che c'è, la voglia di divertirsi. E per noi è un piacere venire qua perché vediamo appunto la gente che si diverte. Noi stiamo, diciamo che il 90% riguarda il repertorio di musica italiana. Sì, quindi poi, cantata. Ovviamente ci sono i tormentoni di questa estate, ci sono i classici di tutti i tempi, poi noi cerchiamo sempre di fare un po' un'analisi della clientela che abbiamo davanti, cerchiamo di interpretare quali possono, anche in base all'età. Quali possono essere. Questa analisi la fa tutta stasera, cioè proprio un genio. Momento di parlare della direzione artistica di Lido Atlantic con Rocco. Noi facciamo la domenica l'happy hour, poi facciamo il sabato sera, ogni 15 giorni proponiamo le cene spettacolo. Il prossimo appuntamento sarà il 21, sabato 21, ospiteremo il Qui si suona. L'invito è sia il sabato, come ho detto, sabato 21, che è questa serata che si chiamerà Te la do io Capri. Tutte le domeniche faremo questo aperitivo e cerchiamo un po' di contenere le persone per ospitare tutte quante al meglio e per dargli un servizio migliore. È per me un grande onore rincontrare un amico, una grande persona, l'onorevole Norante, il turismo e gli imprenditori. Come vengono aiutati dall'amministrazione? Innanzitutto abbiamo avuto un sindaco che ha avuto l'anno scorso il coraggio di fare un'ordinanza per fare musica fino alle 3 di mattina. Questo ha rianimato la città
e ha permesso a tanti giovani di evitare di andare fuori, quindi di rimanere qui, quindi anche con il consenso dei genitori, e di rianimare un po' la movida estiva di Roseto, che c'era 40 anni fa, che poi dopo tanti anni non c'è stata più. Ciao, vi aspettiamo tutti a Lido Atlantic. Dalla mattina alla sera, nessun dorma. Un saluto alla famiglia di Weekend Dintorni da parte dell'onorevole. Io me lo godo questa sera e vi godo la serata. Mi raccomando, voi continuate a seguirci e noi continuiamo sempre a girare.